Intanto mi associo anch'io ai ringraziamenti per l'invito all'iniziativa. Prima di entrare nello specifico, una domanda che giustamente è posto un po' a tutti noi e venendo al titolo dell'iniziativa, quello che ci unisce, io credo che stranamente il territorio della provincia di Livorno e aggiungo di più, anche la provincia di Grosseto, è unito, perché noi abbiamo fatto, purtroppo devo dire, iniziato con un altro contesto politico nella provincia di Livorno, durante la giunta comunale, ma abbiamo avviato un lavoro nel 2018 che ha prodotto un documento sottoscritto da tutti i soggetti sindacali, associazioni, dove si stabiliscano per quanto riguarda la provincia di Livorno, secondo noi, quali sono le cose da fare. Tutti l'abbiamo deciso. Quindi, quello che ci unisce tutto. Il bravo era un altro. Io so che sarò antipatico in quello che dico, però nel momento in cui due province presentano un documento, ci sono delle risorse che arrivano dall'Europa, per quanto riguarda il PNRR. Ci sono delle promesse che la politica ha dato al territorio, alla variante reale, ai collegamenti viari e ferroviari, all'Arzonova, eccetera, eccetera. Una certa televisione, scusate anche se mi sfumo un po', e sento, col PNRR si finanzia lo stadio a Ferrara. Sempre, io sono segretario generale della Camera del Lavoro che ha due aree di crisi complessa, ho anche questo record italiano perché non c'è nessuno. Si aspetta l'8-0, emendamenti in Consiglio regionale sull'8-0, giustamente la pagina 23, la mattina, alle 6:30, giunta regionale proposta fare due trafori per raggiungere la Tezzina. È un problema. È un problema. Perché l'accordo di programma e l'impegno assunto non l'ha sotto il sindacato. La società politica, nemmeno mi è presa la misura, l'ha assunto la politica, il governo, la regione e il comune. E su quelle cose che tutti, su cui tutti siamo lì, non si è ancora capito perché non si riesca a fare. Perché la politica si dovrebbe mettere intorno a un tavolo e dire ci raccontiamo perché le cose non vanno avanti. Perché tutte le mattine ho i lavoratori disoccupati, in camera del lavoro perché ovviamente in una situazione dove c'è 25.000, 30.000 persone iscritte alla lista di comunità pretendono risposte. Verbalmente vado Alessandro Franchi perché l'ultima cabina di regia si è riunita quando era presidente della provincia, dal 2018 la cabina di regia dell'accordo del programma non si è più riunita. Non si è più riunita. Questa cosa l'abbiamo chiesta tutti. Anche al Presidente della Regione. Allora c'è qualcosa che non va, qualcosa che non torna. E guardate, rispetto a questo, è fondamentale che quegli impegni siano realmente realizzati. Perché noi si può discutere la conflittualità del porto, si può discutere di tutto, ma se non vengono fatti quegli investimenti necessari in infrastruttura logistica ferroviaria e portuale, noi non è un problema di conflittualità, qualcuno sceglierà altri porti. È normale che sia così. Non è che noi ci sarebbe lì si fa la battaglia. Cioè, ci sarà ancora più precariato, ci sarà ancora più conflittualità se non si aumentano gli spazi e se non siamo in grado di attrarre lavoro. Lavoro portuale, come diceva a mio avviso giustamente anche il Presidente di Confindustria, anche lavoro manufatturiero. E qui un altro tema. Noi abbiamo aree dismesse che sono ora tra pochino festeggeremo i 10 anni dalla chiusura della TRV, si festeggia i 20 anni della chiusura della Delphi, abbiamo Pierlingues che è diventato, chi ci passa lo vede, la Sidia, perché c'è rimasto solo gli scheletri in cemento armato, hanno portato via tutto, e abbiamo aree da restituire alla città. Ma chi se ne è preoccupato di queste cose? Noi abbiamo fatto facciamo un'operazione, visto che si è messo non da lì, non è una volta, 10 milioni di euro per il centro, il polo scientifico
tecnologico, molto probabilmente la media è 10 milioni di euro per le acque reali che gli danno la città e crea un po' di occupazione. Cioè, qui il problema è che manca questo, manca. Noi siamo tutti lì a richiedere queste cose, ma non riusciamo a portarlo. Aggiungo un altro tema, bonifiche. Sì, ma che punto siamo? Ora, si è capito che come c'è un dibattito politico, anche lì bisogna fare le bonifiche, però si parla di bonifiche in senso astratto. Io vorrei capire come si fanno le bonifiche, quando gli altri corrono, che professionalità hanno bisogno quei lavoratori e soprattutto di cosa si tratta. Perché se no è un bello slogan le bonifiche. Perché per fare bonifiche c'è bisogno di impianti, lavoratori formati e capire qualcosa ci si fa in quelle aree bonificate. Anche qui la mettiamo delle bonifiche che non si capisce mai come si fa. Venendo al tema, così vengo anche sul tema. Noi non è che lo stiamo facendo, noi stiamo portando avanti un'amministrazione comunale, con questa amministrazione comunale, tutta una serie di accordi, patti. Uno fra tutti è quello il patto della formazione, che dà faticosamente, grazie anche all'intervento delle organizzazioni sindacali, creando quelle sinergie di confronto fra mondo del lavoro e scuola pubblica per creare le professionalità del futuro. Non c'era questo dialogo. Noi, cioè, inutile, ora brutalizzo, se no domani mattina, cioè, inutile continuare a formare giardinieri se io ho bisogno domani mattina di persone che giustamente sanno mandare la blu in maniera telematica da remoto con joystick, perché creano disoccupati. Bisogna creare le condizioni affinché ci sia un'offerta formativa orientata rispetto alle necessità. Questo piccolo parte della formazione lo stiamo facendo. Io credo sia un bel segnale, visto che siamo ormai alla discussione delle varie giunte comunali, arrivare alla sottoscrizione dell'accordo sull'interporto, perché noi, come organizzazione sindacale di categoria, il problema dell'interporto, di quello della logistica, ce lo siamo già posti, se c'è una discussione avanzata rispetto a questo. Abbiamo detto alcune cose semplici rispetto ai contratti, informazioni su subappalto, abbiamo aggiunto anche, sarebbe opportuno che le aziende che entrano siano aziende certificate, S8000, 18000 per quanto riguarda la comunicazione etica d'impresa, che sono norme che se applicate possono dare risposta, e la certificazione sulla sicurezza dei luoghi, dei luoghi di lavoro. Perché attenzione, sugli appalti e sul subappalto c'è la distruzione anche delle imprese serie, perché quando noi facciamo la battaglia sulle clausole sociali, sui diritti dei lavoratori, difendiamo anche lo storico di quell'accordo sindacale e della storia sindacale dentro le imprese. Perché noi in questo territorio abbiamo assistito a cooperative spurie, grigie, nere, e aggiungo io alcune forze anche in odore di mafia, tanto per essere chiari, perché alcuni entrano, si sa nemmeno chi sono, tanti giorni vanno via, e rischiamo il collasso se non, ecco che quell'accordo interviene proprio su queste due. Lavoro portuale e chiudo. Io credo che va fatto lo sforzo, va fatta la discussione, giustamente qualcuno ha detto prima di me, su come si disegna anche l'assetto portuale per il futuro. La discussione che in qualche modo va aperta, perché altrimenti noi rischiamo di avere una guerra fra poveri, fra chi lavora, che comunque sia è una situazione particolare, perché il lavoro sta cambiando e i lavoratori precari che giustamente spingono per poter essere assunti. Io credo che occorra una discussione sull'equilibrio, perché altrimenti salta per tutto. Rischiamo di essere seduti sopra quello che viene. E non è vero quello che qualche uno dice, che le organizzazioni sindacali non stanno spingendo e non stanno cercando di stabilizzare quei lavoratori e cercando di dare continuità anche ai lavoratori portuali che oggi operano. Ma questo serve solo esclusivamente se abbiamo un progetto. In quel progetto c'è anche la formazione. C'è anche come io tutelo quel lavoratore che oggi è in idoneo, insieme all'INAIL per la ricollocazione. E c'è la discussione, scusate se dico in chiudo, anche sulla riforma della previdenza. Quindi credo sia impossibile che un lavoratore portuale possa con
continuare a lavorare su questi ritmi fino a 60-70 anni. Qualcuno ci muore. Occorre questo, occorre risegnare tutto un tessuto che crea le condizioni per fare questo. Occorre che la politica dia risposte chiare rispetto alle promesse che la politica ha fatto. Noi saremo da stimolo rispetto a questa discussione. Saremo, io ho scoperto che ci sono le interferenze negative e le interferenze costruttive, no? Noi vorremmo essere un'interferenza costruttiva. Un'interferenza costruttiva per dare risposte che oramai in questo territorio, l'area di Trieste, dal 2015, richiede il mandato. Se c'è necessità di andare dal governo, andiamo insieme al governo, andiamo insieme alla regione, ma i disoccupati, i lavoratori di questo territorio meritano necessariamente una risposta in tempi rapidi. Grazie. Thank you.